Ciao a tutti. Abbiamo parlato molte volte di target panic, questa parola che è una parola innominabile, una parola che tutti hanno paura a nominare. Target panic, ma parliamo di un piccolissimo caso concreto che ahimè è capitato pure a me ed è un po' quello a cui si approcciano a questo problema un po' tutti. E cioè, in gara mi è scappata una freccia, a un certo punto cosa è successo? Ero in gara e ero in mira ero in mira e a un certo punto mi è scappata una freccia. A chi non è capitato, specialmente con l'arco nudo, ma anche col compound o con l'olimpico, non riuscire dal clicker. Dopodiché ad ogni freccia in cui io sono in mira, appena approccio alla mira, ecco che mi viene paura e perdo tensione, soprattutto tensione dalla parte della mano della corda, dalla parte del braccio della corda. Quindi se la mia tecnica è abbastanza buona, perdo tensione dei muscoli dorsali. Che fare? Allora, vi dico subito che questo è un problema solo ed esclusivamente mentale. Non è un problema di tecnica, è un problema mentale, è un problema di approccio, e vi invito ad andarvi a rivedere i miei video o andarvi a leggere gli articoli su Arco in cui ho affrontato questo argomento dal punto di vista assolutamente pratico, quindi assolutamente casi reali anche del sottoscritto, e come li ho risolti o come ho cercato di risolverli o come ho cercato di attutire l'impatto che questo problema ha sulla nostra tecnica di tiro e sul tiro. Innanzitutto, come vedete, l'approccio al tiro deve essere di serenità. Se io non sono sereno sul tiro, il tiro non verrà con una performance adeguata e tantomeno risolverò i miei problemi per quanto riguarda questo problema di target panic. Quindi il problema di approccio al tiro dovrà essere quello di, io dico sempre, come se devo fare modellismo, che io ho sempre questa idea del modellismo, perché il modellismo è un'attività, io adesso non voglio andare a scomodare, che potrei farlo, andare a scomodare attività zen orientali, che sono comunque di questo tipo. Il modellismo possiamo tranquillamente considerarlo un'attività zen, un'attività meditativa nel quale c'è sì tecnica, ma c'è tutta una serie di attività mentali che danno piacere nel inserire pezzo dopo pezzo, nell'inserire con calma e tranquillità la colla, di inserire e accoppiare i pezzi con il più possibile la mano ferma e tranquilla. La stessa cosa va fatta per il tiro con l'arco. Nel tiro con l'arco noi abbiamo acquisito una certa tecnica e non dobbiamo farci vincere, come nel modellismo. Non è che dopo il secondo pezzo tutto il modellino è fatto, non ci aspettiamo che dopo il secondo e il terzo pezzettino che mettiamo
tutto si sia risolto, ma il bello del modellismo è il modellismo stesso. Siete d'accordo con me su questo? È pezzo dopo pezzo veder costruire il nostro modello, il nostro aeroplanino, la nostra nave, la nostra casa, la nostra costruzione, che pezzo dopo pezzo verrà costruita. Quindi il bello è quello. Una volta che abbiamo costruito il modellino, ahimè, lo prenderemo, lo metteremo sullo scaffale e ce ne dimenticheremo. O comunque lo ricorderemo quel viaggio con particolare piacere. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Il tiro, la stessa freccia, non è altro che fatto da una serie di attività piccolissime nelle quali deve scaturire veramente un piacere in tutte le piccole cose che facciamo. Quindi, da quando noi andiamo sulla linea di tiro, ben consapevoli, a quando tiriamo fuori la nostra freccia, la mettiamo sul nostro rest, a quando noi andiamo a fare il nostro string walking, a quando noi andiamo in ancoraggio e sentiamo i dorsali, sentiamo la muscolatura, sentiamo la mano che si rilassa, andiamo in ancoraggio, sentiamo il tiro e tiriamo la nostra freccia. L'approccio alla mira non deve essere il fine, l'approccio alla mira verrà automaticamente. Quante volte ho portato ad esempio la guida dell'automobile? Sì, le prime volte effettivamente guardiamo dove andiamo a mettere le ruote, ma poi con calma e tranquillità tutto avverrà fluidamente. Quello che ci piace è il tiro stesso, col sorriso, sereni, il tiro stesso, la preparazione, il sentire gli allineamenti, il sentire l'equilibrio dinamico che si va a formare. Ecco, si forma l'equilibrio dinamico, la mano dell'arco si è rilassata, ecco, il tiro è avvenuto. Questo è l'approccio migliore per far scaturire un tiro senza target panic, senza panico del bersaglio, perché il bersaglio non esiste, il bersaglio è dentro di noi, siamo noi il bersaglio. Tutto deve avvenire nel nostro interno e deve scaturire per colpirlo. Il centro, la freccia che andrà nel centro, è un'attività che avviene non per merito nostro voluto, ma per tutta una serie di fattori che hanno contribuito ad ottenere il risultato. Quindi non è là che deve essere posizionato il nostro interesse. L'interesse deve essere posizionato dentro di noi, sapere effettivamente chi siamo, cosa vogliamo da noi stessi. È un viaggio di introspezione, un viaggio di piccole parti che vengono incollate una dopo l'altra. E il bello è proprio veder crescere il tiro, veder crescere il nostro modello, vederlo crescere. La mano che si rilascia, i dorsali che si stanno per tendere, sto per ottenere un buon equilibrio dinamico e il tiro avviene. Provate, questo è l'unico modo, non ci sono altri modi. Qualsiasi arco ha le sue peculiarità, non c'è cambiando arco, dobbiamo lavorare su noi stessi, sul piacere che proviamo. Proviamo, scrivetemi nei commenti se siete riusciti a fare qualcosa.